boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. In famiglia o al bar, da 85 anni, Rom Caffè, il sapore che rimane. Goba, da anni presente nel mondo dello sport e negli eventi podistici marchigiani più importanti. Goba è solo a Monte Cassiano. Con i migliori marchi per il basket, calcio, calcetto, fitness. Specialistiche e chiodate per atletica, tennis, volley, tempo libero, per uomo, donna e bambino. Ciao. Dell'attività dell'atletica leggera nelle Marche è già iniziata, è iniziata sabato con l'attività indoor e questa è l'apertura per quanto riguarda l'attività di cross con il quarto cross Città di Senigallia, la prima prova regionale del campionato di società per il settore master, e sono state inserite anche delle gare per quanto riguarda il settore giovanile. Questo è l'impianto dello stadio delle Saline di Senigallia, vedete una pista a 8 corsie. Qui si sono svolti dei bellissimi eventi, tanti campioni italiani a livello giovanile, allievi, cadetti, il trofeo delle regioni. E ricordo che qui ha anche gareggiato Buffon, il portiere, famoso portiere della nazionale, della Juventus, quando da giovane faceva il peso ed era già un portiere delle giovanili del Parma, così mi disse in una intervista che gli fece. Ha gareggiato anche Giuseppe Gibilisco nei campionati italiani allievi. Maria Laura Montelpa, qui ha fatto diversi record nel martello, ha stabilito anche la migliore prestazione italiana giovanile. Allora il martello era un po' agli inizi, una nuova specialità. Ed ora andiamo a seguire questa gara, vi dicevo, questa competizione organizzata dall'Atletica Senigallia, con qui Osvaldo Perini che è il presidente, Marco Falessi un tecnico, Carlo Mattioli, grandissimo marciatore. E questa è la gara riservata al settore femminile, si gareggia sulla distanza di 3 km, quindi c'è un giro più corto e poi un giro di 2 km, per un totale quindi di 3 km. E qui sono in gara le master dai 65 anni ed oltre ed anche il settore assoluto, con questa protagonista, come vedete che stiamo vedendo, Jana Savchenko della SEF Stamura Ancona, ragazza ucraina. Al secondo posto c'è Silvia Luna, la Grottini Team, poi Simona Ruggeri, poi c'è la Federica Masini, subito dietro la Santoni, la De Angelis, abbiamo visto passare Monica Chiappetti, atleta locale, poi Ilaria Piccini, Alessandra Maresca, la Capobelli, immancabile. Vedete, tantissime sono le signore qua con la magliettina rossa dell'Atletica Senigallia, una società che sta svolgendo una bella attività nel settore master, ma non solo, anche nel settore giovanile, ha diversi atleti ed atlete in particolare di buon livello che gareggiano però per la Sport Atletica Fermo, la società fermana, che si avvale della collaborazione con Carlo Mattioli e naturalmente di Falessi, altro tecnico. Intanto qui la nostra Jana è nettamente in testa, seguita da Silvia Luna, vedete, in seconda posizione. Poi dietro c'è Simona Ruggeri, atleta dell'ASA, qui siamo nel settore master però per quanto riguarda le quarantenni, mentre la Jana è una giovane, diciamo, dell'87.
puoi dirtelo ancora De Angelis Katia, che abbiamo visto passare, questa è Monica Chiappetti. Poi dietro ancora c'è Ilaria Piccini della SEF Stamura di Ancona, poi Alessandra Maresca, la Capobelli, abbiamo visto, eccola qua la Capobelli, la magliettina gialla della Osimo Bracaccini. E la prossima settimana si gareggerà proprio ad Osimo, organizzata questo cross, seconda prova di cross dall'Osimo Bracaccini al campo della Vescovara. Ecco qua, vedete il passaggio, c'è un percorso che si snoda attraverso i campi da tennis, là dove è situato l'impianto sportivo del tennis, e poi si va nella zona dove invece è situata la pista di pattinaggio, e poi si costeggia lo stadio con l'arrivo qui proprio nella zona, così, dove è situato l'arrivo in senso inverso delle gare di atletica. Ecco qua l'arrivo di Iana, che conclude in 12:27 questi 3 km, il secondo posto per Silvia Luna della Grottini, 12:33. Poi subito dietro c'è l'arrivo di Simona Ruggeri dell'ASA di Ascoli, atleta del 71. Poi c'è Federica Masini che giunge spalla a spalla con Loredana Santoni, insomma, le due della SEF Stamura di Ancona. E poi c'è Katia De Angelis, eccola qua, Katia De Angelis del Mara Avis Marathon. E poi la Chiappetti, abbiamo visto la Piccini subito dietro, poi la Maresca dell'Atletica Senigallia, poi c'è la Capobelli, magliettina gialla dell'Osimo Bracaccini, e poi c'è la Luzzi Alessandra del Mezzofondo Club Ascoli, poi c'è la Mariotti, poi Vitali ancora subito dietro. Poi ancora c'è la Paniccia, eccola qua la Paniccia, poi c'è la Baluar Lucia della Valtenna, la Cesarini di Osimo, Morena Coppari subito, poi c'è Anna Partemi che giunge, e poi la Cicchetti, la Tassoni e la Luna Beatrice, e siamo a 21 atlete arrivate. Ed ora andiamo ad ascoltare proprio la Iana, ci facciamo dire un po' qualche cosetta, cerchiamo di conoscere questa atleta giovane che da pochi mesi svolge l'atletica leggera in Ancona. Io non lo so, perché sinceramente non so, mi va meglio quanto non aspetto. Oggi proprio non aspettavo che posso fare veramente forte e sono molto felice. Tra l'Ucraina in Ancona, evidentemente per andare così bene ci deve essere sotto un passato sportivo, qualche cosa Iana avrà fatto. Sentiamo un po' cosa ci racconta a questo riguardo, quelle che sono state le sue esperienze sportive, soprattutto in Ucraina. Veramente no, perché io facevo ginnastica, io sono ucraina, vengo dall'Ucraina, e siccome in Italia da poco tempo, non so, ho iniziato a correre da sola così, proprio pochissimo, ogni mattina mi svegliavo andare al porto, perché io abito in centro di Ancona, correvo così da sola, ma poi ho incontrato degli amici che mi hanno portato al campo atletica Conti, e piano piano, infatti io mi alleno solo da agosto, da 5 mesi, e non so, per ora è così, mi piace troppo, ormai è una parte della mia vita che, non so, senza quali non riesco proprio a vivere. Ogni mattina vado al campo e poi... Cerchiamo un po' di indagare anche su questo personaggio, che cosa fa, come vive in Ancona, quali sono i suoi interessi? Io laureata in Ucraina, qui voglio riconoscere mia laurea, ma siccome in Ucraina adesso la situazione è un po' difficile, io aspetto finché la situazione migliorerà. E poi voglio riconoscere mia laurea qui, perché sono laureata in giurisprudenza in Ucraina. Adesso faccio babysitter, adesso faccio modello, ogni tanto faccio tutto quello che c'è. Ma grande passione quindi nella corsa, ma come si trova con la Stamura di Ancona? La Stamura mi piace troppo, perché io ce l'ho allenatore Fabrizio Dubini, che non lo so, ormai per me è veramente una persona che, non so, di più che amico, di più che padre, perché non so, io posso scrivere a lui mezzanotte e dire: Fabri, c'ho per questo problema, e lui sempre aiuta, lui è molto bravo e sono veramente felice che sono arrivata in quel campo. Ed ora spazio agli over 60 ed oltre, e qui abbiamo atleti, diciamo, da 60 anni fino a 70-75, partono in 100. Nella prima prova abbiamo visto circa 70 donne a livello femminile, qua intanto avete visto anche Perini, il presidente dell'Atletica Senigallia, e qua i volti noti, Marcello Streppa, sono tanti. E poi questi giovani della Stamura di Ancona sono un po' pochi, per la verità. I giovani che hanno affrontato questa prova hanno preferito
magari andare a fare l'attività indoor, ma io sono convinto, anzi sta convinto, che l'attività di cross è un'attività molto formativa e che è utilissima per la preparazione poi del periodo estivo. Una volta negli anni 70-80 il cross lo facevano tutti, da chi faceva gli 800, i 1500, ed ora invece è un po' un'attività che viene così quasi abbandonata da molti. Anche domenica si è gareggiato nel cross internazionale, addirittura dalla Vallagarina, e devo dire che anche lì i partecipanti sono stati ben pochi, una ventina per ogni competizione, anche nelle gare giovanili sicuramente pochi i partecipanti. E torniamo alla nostra competizione invece, dove sono qui partiti in ben 100 questi signori che meritano tutto il nostro rispetto per l'impegno che mettono. Qua intanto abbiamo visto il gruppo dei giovani passare con Salvanelli, Lamura, Paccamicio, e poi dietro via via si snoda il gruppo, ed è tanti i personaggi che vediamo nelle gare su strada, in particolare sono tantissimi. E questa attività del cross è un'attività sicuramente interessante per molti, si gareggia non su 10-15 chilometri, ma si gareggia soltanto su 4 chilometri, e quindi è un modo così per passare la mattinata. Ecco intanto Salvanelli, Lamura che sono in testa, poi c'è Paccamicio col 509, poi c'è Adrio Fattorini, eccolo qua, altro giovane della Stamura di Ancona, sono tutti e quattro allievi. E poi qua invece la gara più seria con Giacometti e Paciarotti, che se le danno di santa ragione. Vedete dietro ancora c'è D'Amato, Di Leo, c'è Barchiesi, Veccia, Catani, Iezzi, Simoni, e insomma sono tantissimi qua i protagonisti di questa competizione. C'è Lori, Marcantoni, Vesprini, Rossi, Biondi, Perini, Osvaldo Perini. E qua con 518 vedete l'immancabile Sergio Martini della Osimano, della Osimo Braccaccini. Eccoci ancora, passaggio, spazio un po' per tutti, vedete anche Sandro Braccaccini, addirittura il presidentissimo dell'Osimo Braccaccini, è in gara anche lui, non vuole rinunciare a questo impegno, anche perché poi domenica prossima toccherà a lui organizzare la seconda prova nel campo della Vescovara. Come già vi dicevo, abbiamo visto il passaggio anche di Zucchini, di Trodica. Ecco qua la coppia Salvanelli-Lamura, ha perso contatto Paccamicio, più indietro Fattorini, eccolo qua Paccamicio, Federico Paccamicio. Un bel gruppo questo della Stamura a livello giovanile, sia maschile che femminile, con tanti giovani promettenti. Poi il 545 Adrio Fattorini di Fermo, Sport Atletica Fermo. Ecco qua intanto il gruppo con Alberto Giacometti e Paciarotti, poi dietro abbiamo D'Amato di Senigallia, sempre Di Leo, Pino Di Leo, sempre di Senigallia, Barchiesi, Giuliano della Valtenna abbiamo visto passare. Ecco qua sempre il terzetto con Giacometti, Paciarotti e D'Amato, atleta di Senigallia. E qua il nostro Giuliano Paciarotti, atleta che gareggia per la Casette d'Ete, ma lui è di Iesi. Ecco il finale con Salvanelli e Lamura tranquilli che giungono all'arrivo spalla a spalla, chiaramente non c'è competizione, era per loro un buon allenamento. Federico Paccamicio è terzo, questi sono gli allievi, poi giunge anche Adrio Fattorini, il quarto allievo dello Sport Atletica Fermo. E poi c'è Alberto Giacometti che precede Giuliano Paciarotti, loro fanno sul serio però, cioè, ci teneva a vincere. Poi c'è dietro ancora D'Amato, Raimondo D'Amato dell'Atletica Senigallia, poi c'è Di Leo, altro atleta di Senigallia, Pino Di Leo, poi Giuliano Barchiesi col 553, atleta della Valtenna, poi dietro ancora c'è Veccia col 547 che precede Catani, e poi Iezzi, Simoni col 532, altro atleta di Senigallia, poi c'è Bernardini di Atletica Potenza Picena, poi c'è Lori, altro giovane allievo che gareggia per Castel Raimondo, poi c'è Marcantoni col 555, se la prende larga qua Vesprini col 539,
e poi con 544 c'è Rossi, poi c'è Biondi subito dietro di Trodica e poi c'è Osvaldo Perini, il presidente qua dell'Atletica Senigallia, in gara anche lui, Ivano Formiconi, abbiamo visto, Luciani, poi Carbonari, poi c'è Banchetti e dietro ancora vediamo Martini, c'era ancora Franconi, Martini, poi c'è Castelli, Streppa, dovrebbe giungere, eccolo qua, Streppa subito dietro, c'era Burattini di Fabriano, poi subito dietro c'è Streppa, c'è Verdenelli subito dietro, poi ancora Palmieri e via via gli altri atleti, Foresi, Pagliarini, Braccaccini, Massi, e siamo a 35 atleti classificati su 100 atleti che sono partiti e giungono tutti a questa competizione tranquillamente. Vedete, una bella giornata di sole, quindi sicuramente le condizioni ideali per questa gara. Sembrava primavera, una ventina di gradi. Ed ora andiamo, saliamo, scendiamo con l'età e andiamo ai 45, 50 e 55 anni che devono gareggiare, loro invece su 6 chilometri, tre giri completi del percorso, quindi non c'è il giro corto, sono tre giri. Qua lo starter intanto si avvia alla partenza con la pistola. Il giudice arbitro della competizione era invece Marco Moricoli. Ecco qua che sono partiti, qui abbiamo 160 partecipanti, un numero veramente considerevole per quanto riguarda l'attività qui nelle Marche del cross, complessivamente circa 450 i partecipanti sommati di settore giovanile, maschi e femmine, 450 i partecipanti, un bel numero. Ed è, naturalmente qui bisogna avere le scarpe chiodate, non tutti hanno i chiodi e gareggiando con il fondo in gomma si rischia di scivolare, come abbiamo visto qua. Intanto vediamo un po', la competizione si sta svolgendo con Falessi e D'Andrea, che sono atleti di Senigallia, che sono in testa a tirare. Vede, sono tanti, veramente tanti gli atleti dell'Atletica Senigallia con le loro maglie rosse. Eccoli là, vediamo passare un bel numero. Poi oltre a Senigallia abbiamo naturalmente il Mezzofondo Club Ascoli, Atletica Potenza Vicena, Monte Granaro, l'Avis Castel Raimondo, Montecchio 2000, l'Amatori Osimo, abbiamo Trodica, insomma San Benedetto del Tronto, l'Avis, la Banca del Centro Storico di Pesaro, la Valtenna, la Stamura di Ancona, insomma Mobilificio Lattanzi di Monte Giorgio, il Grottini Team con uno squadrone come sempre, l'Atletica Civitanova, Urbania, Fabriano, la Colle Marathon, anche loro sono in gara con diversi atleti. E quindi qua è ora, vedi, questo è il giro dove qua dietro si passa, diciamo, dietro alla zona dei campi da tennis, una bella zona sportiva questa di Senigallia. Eccoci ora con Luca D'Andrea che sta tirando, dietro c'è Marco Falessi che ci tiene naturalmente a fare bella figura, poi c'è Giuseppe Mingarelli un po' coperto, era in terza posizione, qui sono usciti, ora hanno fatto il giro dove è situato il campo, la nuova struttura dedicata al pattinaggio a rotelle, e stanno ritornando ora nella parte, diciamo così, costeggiano la pista e poi ritornano nella zona del tennis, diciamo. Quindi abbiamo visto Falessi, D'Andrea, Mingarelli, poi c'è Maurizio Bonvecchi che era partito male, aveva ricevuto una gomitata in partenza, si era quasi fermato e poi sta rimontando ed ora è in ottima posizione, ha rimontato veramente tantissimo. Poi c'è Proietti, Allabù, abbiamo visto Schiaroli, Terrucci d'Oro, Giorgi, e poi c'è Primavera. Giorgi ha tirato nella parte iniziale, poi Bianchi, Mitillo, Mengoni, Pegoli, Localzo, ecco che escono e vanno nella parte, diciamo, dietro le tribune. Eccoli ancora, tantissimi. Bella, un percorso molto ben preparato. Giuseppe Mingarelli poi si invola negli ultimi 2 chilometri e precede Marco Falessi,
ci rimane un po' male, devo dire, Marco, ci teneva a far bella figura in casa. Luca D'Andrea è terzo, comunque secondi e terzi per l'Atletica Senigallia, non male. Maurizio Bonvecchi giunge quarto, ha rimontato tantissime posizioni. Poi abbiamo Proietti, Allabus, Chiaroli, Terrucci d'Oro, Giorgi e Primavera, ed ora andiamo a sentire proprio Giuseppe Mingarelli. Praticamente mi alleno quasi tutti i giorni e faccio qualche riposo, perché ovviamente con gli anni che passano i riposi servono come allenamento in più. Comunque oggi è andata bene e ringrazio la squadra che mi ha supportato e speriamo di continuare così tutta la stagione. Cerchiamo di conoscere un po' meglio questo protagonista. Che lavoro fa? Purtroppo per il lavoro adesso sono in mobilità con la Merloni e da domani inizio il lavoro socialmente utile con il Comune a Genga e speriamo che vada bene pure lì. L'impegno ce lo metterò come la corsa, perché il lavoro è importante, è importantissimo, però la corsa è secondo me qualcosa che a me stimola anche per la vita di tutti i giorni. Abbiamo visto prima Osvaldo Perini, mentre si succedono gli arrivi, correre, ed ora invece lo andiamo a conoscere come presidente dell'Atletica Senigallia. Siamo qui a Senigallia oggi per questo quarto cross campionato regionale di società e abbiamo cercato di fare del nostro meglio come società Atletica Senigallia, però non siamo da soli, perché abbiamo la King Sport che ci dà una mano, l'Avis, il Comune sottinteso, perché senza di loro non si fa niente, e la Croce Rossa Italiana. L'affluenza ce n'è tanta, da come vedo, e non posso far altro che ringraziare a tutte le società, il Comitato Regionale Marche, che anche loro non sono presenti fisicamente, ma sono presenti ugualmente. Noi come società Atletica Senigallia al momento siamo circa un centinaio tesserati FIDAL, e anche nel settore giovanile parlo perché siamo un bel gruppetto, perché siamo in collaborazione con l'Atletica Fermo per il settore giovanile, che ci diamo una mano a vicenda, ci scambiamo perlomeno degli atleti, e con l'aiuto di Carlo Mattioli, che è promoter del settore giovanile, con Falessi Marco e Petrolati Sandro, che tre volte a settimana sono qui al campo, anche loro fanno opera di beneficenza, diciamo. E non ci possiamo lamentare come società, perché anche a livello amatoriale abbiamo un bel gruppo. Le strutture, sinceramente, lascia un po' desiderare la struttura come pista atletica, perché non possiamo fare gare in pista, perché la pista è datata, diciamo, e manca ostacoli, manca un po' tutte quelle cose lì. E cerchiamo di fare, ecco, questo qui, cross, se riusciamo a farne un paio o tre all'anno, vediamo, giusto per movimentare un po' la cosa. La prossima manifestazione è il 6 aprile, che siamo arrivati alla 36esima edizione, trofeo Città di Senigallia di 10 km su strada. Ed ora, come vedete, mentre i più giovani, 35enni e quarantenni, si avviano alla partenza, andiamo a sentire anche il sindaco di Senigallia, che è presente qui in questa bella giornata. Una organizzazione perfetta dall'Atletica Senigallia, come al solito, che ha richiamato oltre 450 partecipanti. Grande successo in una giornata splendida, aiutata anche dal tempo. In un impianto che è ancora di grande qualità, sul quale dovremmo in futuro pensare a un investimento per metterlo a disposizione dell'intera regione come riferimento impiantistico regionale, appunto. Un particolare ringraziamento all'Atletica Senigallia per il lavoro che svolge sia nel campo dei master ma soprattutto nel coinvolgimento dei giovani, tanti iscritti, tanti partecipanti, tanto lavoro che lega e che costituisce quel connettivo sportivo che piace molto alla città, cioè quello della relazione, e speriamo anche di qualche campione che possa emergere. La città di Senigallia sa bene l'importanza di sport e turismo. A questo proposito abbiamo interpellato l'assessore allo sport.
Sì, Senigallia si conferma la città dello sport grazie ai suoi impianti di eccellenza, grazie all'impianto delle saline che è inserito all'interno di una cittadella dello sport che è unica per le sue tre porte d'accesso, la porta verso il mare, la porta verso le colline e la porta verso il centro storico, un impianto che ha ospitato e ospiterà anche per questo 2015 tantissimi eventi internazionali, grazie a questa sua capacità, grazie anche chiaramente alla nostra società di atletica che è in grado di organizzare eventi di richiamo, ma anche da un punto di vista turistico, perché sono ormai tantissimi le persone, i turisti che vengono a Senigallia per godersi il mare, la spiaggia di velluto, bandiera blu per 18 anni, ma anche perché Senigallia è strutturata in maniera seria con i suoi impianti e l'impianto di atletica è un impianto che offre la possibilità di allenarsi, di veramente prepararsi sia ai singoli ma anche alle società, ecco, per grandi eventi grazie alla sua strutturazione. Abbiamo chiaramente la fortuna di avere dei grandi maestri, penso l'olimpionico Carlo Mattioli, e quindi Senigallia ha una scuola di giovani molto importante, così come chiaramente ha la possibilità e la fortuna di avere anche tantissimi eventi che possono coniugare, grazie alle strutture ricettive che abbiamo nella nostra città, sono circa 100 gli alberghi che sono a 100 metri da questa struttura, che possono, ecco, ospitare e possono rendere davvero qualsiasi evento magico, e quindi siamo molto soddisfatti di questo. Accanto a questo impianto di atletica abbiamo realizzato da 2 anni un patinodromo internazionale, anche questo sede importante e centro federale nazionale, così come abbiamo anche una campionessa del mondo. Ma e poi, ecco, posso dire che questo impianto ha sicuramente aiutato anche le nostre campionesse della scherma, penso a Valentina Vezzali che è di casa in questo impianto, così come la Trellini e la Di Francesca che spesso dopo una nuotata, ecco, vengono a completare la preparazione in questo impianto d'eccellenza. Ed ora eccoci alla partenza dei più giovani, 35 e 40 anni, il giudice arbitro ha alzato bandiera bianca, quindi tutto è pronto e via, si parte. Vedete subito in testa abbiamo Daniele Caimmi e Luigi Del Buono. Vi dicevamo di Caimmi che ha lasciato il Cuscamerino ed è passato all'Atletica Potenza Picena per dare manforte a una società che veramente lo scorso anno ha già fatto bene a livello nazionale per quanto riguarda l'attività su strada e quest'anno sicuramente è in grado di fare altrettanto bene. E oltretutto è preannunciato anche un keniano di grande valore, un ventenne addirittura, quindi un giovanissimo da poco in Italia, vedremo un po'. Sotto l'egida di Enrico Dionisi, quello che è il manager di Siena che controlla un po' tutti questi ingressi. Ed ora qui Daniele sicuramente con tutta la squadra potrà far bene anche nel cross, vedremo un po' le gare nazionali poi come andranno. Intanto oltre a Caimmi abbiamo visto al fianco Luigi Del Buono, qua vedete intanto qui questo percorso che anche così delle particolarità a scavalcare degli ostacoli molto bassi che si somigliano un po' a quelli che si vengono situati nelle gare di cross del ciclismo, del ciclocross. Qui invece si salta tranquillamente, non c'è la bicicletta da mettere in spalla e si continua a correre. In alcune competizioni, anche a livello nazionale, anche all'estero, vengono situate lungo il percorso dei tronchi veri e propri, degli alberi o addirittura delle balle di paglia dove naturalmente non c'è il rischio nell'eventualità di cadute. E qua i nostri sono ben 80 i partecipanti, qui come sempre il gruppo delle società è sempre quello che prima vi ho citato. Intanto Daniele Caimmi seguito da Luigi Del Buono, eccolo là Luigi, ha fatto molto bene nel cross del Campaccio, gara nazionale. Poi dietro c'è Sardella e poi ancora Gravante, Pelusi, giovani, Pelusi che ha avuto un ottimo trascorso da giovane, Conti, vediamo passare, c'è anche Battista Vennera, poi dell'Aquila, Felice della Valtenna, Pettinelli, sempre di Senigallia, D'Alberto della Stamura di Ancona, eccolo qua che sta transitando
poi Mancini del Mezzofondo Club Ascoli, Giorgetti sempre Senigallia, Daniele Santucci Atletica Recanati, Maffei Urbania, Cimarelli sempre di Senigallia, della Pieralisi, Giannino Pieralisi di Chiesi, c'è Andrea Pierini, e insomma sono tanti, Palmieri, Porfiri, Ferretti, una lunga lista, 80 vi dicevo i partecipanti a questa competizione. Qui ecco stanno uscendo, ecco stanno entrando, Daniele, gli altri uscivano, Daniele sta entrando proprio in quella che è la pista di lo spazio dedicato alla pista di pattinaggio, seguito sempre da Luigi Del Buono. Dietro abbiamo Fal Diop, atleta della Stamura, Antonio Gravante e Vito Sardella, questi sono così gli inseguitori. Poi ancora atleti con Vennera, abbiamo visto dell'Aquila, Felice della Valtenna, Mirko Bettinelli, poi Conti, D'Alberto, abbiamo ancora quello qua, Conti che sta avanzando con 748, atleta di Recanati che gareggia per la Valtenna, Pizzaiuolo, una pizzeria nel corso di Porto Recanati, poi abbiamo Mancini, poi con qua ancora atleti della Stamura, di Urbania, sempre Stamura, Porto Sant'Elpidio, ed ora Caimmi ha preso qualche circa 10 metri di vantaggio su Luigi Del Buono. Intanto è aumentato il vento, quindi mentre prima era proprio assenza di vento, ora si sente un po', sta cambiando un po' anche la temperatura, è scesa di qualche grado, ma comunque per Daniele Caimmi non ci sono problemi, arriva tranquillamente al passo in 20 e 13 per questi 6 chilometri. Luigi Del Buono è dietro a pochi secondi, 3 secondi, Ossenul, Faldiop è terzo, la Stamura di Ancona 20 e 38, Antonio Gravante quarto, poi subito dietro c'è Pietro Pelusi in quinta posizione, 20 e 56, 20 e 13 il tempo di Daniele, e poi Vito Sardella che precede Battista Vennera, poi c'è Felice dell'Aquila, subito dietro Felice c'è Pettinelli, intanto vedete Gravante piuttosto stanchino, Pettinelli di Senigallia, eccolo qua, nono classificato, precede Cristian Conti, e poi Diego D'Alberto, ingegnere abruzzese che risiede in Ancona, e poi Vincenzo Mancini è dodicesimo, Tommaso Giorgetti, altro atleta di Senigallia, che precede Daniele Santucci per l'Atletica Recanati, poi c'è Giacomo Maffei, quindicesimo posto per lui, Mirko Cimarelli sedicesimo, poi Pierini, Francavilla, Palmieri e Porfiri, questi sono i primi 20 atleti classificati. E poi avremmo voluto intervistare Daniele Caimmi, ma è scomparso velocemente per andare in servizio, lui che è finanziere, presta servizio a Camerino. Ed allora andiamo a sentire il presidente Franco Leandrini, com'è questo inserimento di Daniele. È piacere nostro, è il ritorno di Caimmi, che abbiamo accettato veramente la volontà di Daniele, che voleva ritornare con noi dopo un anno che è stato al CUS Camerino. Ci ha fatto molto piacere, ci ha rinforzato parecchio la squadra, sia a livello master sia a livello assoluto. Cercheremo di ripeterci i risultati che abbiamo fatto l'anno scorso, sarà un po' più dura, però noi cercheremo senz'altro di fare la migliore prestazione sia a livello regionale sia a livello italiano. In famiglia o al bar, da 85 anni, Rom Caffè, il sapore che rimane. Goba, da anni presente nel mondo dello sport e negli eventi podistici marchigiani più importanti. Goba è solo a Monte Cassiano. Con i migliori marchi per il basket, calcio, calcetto, fitness. Specialistiche e chiodate per atletica, tennis, volley, tempo libero, per uomo, donna e bambino.
Brooks, Saucony,